Carissimi amici, buon pomeriggio dalla sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Sono appena rientrato da 3 giorni in Israele, dove il messaggio principale che vi voglio trasmettere è la necessità di creare un asse ebraico-cristiano per fronteggiare la comune minaccia rappresentata dal terrorismo islamico. Ho avuto modo di ascoltare il rabbino Benny Elon, presidente e fondatore del Israel Allies Foundation, a cui sono grato per la sua opera veramente impagabile nel favorire il dialogo ebraico-cristiano, che ha detto: noi conosciamo tutto dei nostri nemici e sappiamo come fronteggiarli, ma conosciamo poco dei nostri amici e non sappiamo come valorizzarli. Ho ascoltato il presidente del World Jewish Congress, Ronald Lauder, che ha fatto un discorso veramente appassionato di fronte ad una platea di circa 3.000 cristiani, in prevalenza evangelici, dicendo: io non sarò più silente, non starò più zitto di fronte al massacro dei cristiani. Nel momento in cui i cristiani sono costretti ad abbandonare le loro case e ad abbandonare la loro patria in Siria, non sarò più silente quando i cristiani ovunque nel mondo vengono perseguitati. Bene, noi abbiamo bisogno di creare questa unità tra due realtà che condividono non soltanto uno stesso libro sacro, ma soprattutto i valori fondanti della nostra umanità e della nostra civiltà: la sacralità della vita, la dignità della persona, la libertà di scelta. Sono le basi di una civiltà laica e liberale che mette al centro la persona come depositaria di valori non negoziabili. Purtroppo, e questo è il nodo focale, ebrei e cristiani continuano a vivere in un contesto di pregiudizio, di diffidenza, di divisioni, di ostilità, che non fa altro che avvantaggiare il comune nemico. Io sostengo Israele, ma in Israele, ho detto alla stampa israeliana, e oggi è stata pubblicata una mia intervista sul Jerusalem Post, che non sono affatto d'accordo con la politica israeliana in Siria, perché in nessun modo è accettabile che Israele, così come lo è per gli Stati Uniti d'America e per i paesi europei, non è accettabile che si ritrovino dalla stessa parte di Al-Qaeda e dei Fratelli Musulmani. I terroristi islamici sono il nostro vero nemico comune e noi dobbiamo sempre e comunque fronteggiarli e porre fine a questa minaccia, che è una minaccia non soltanto alle nostre società, ma è una minaccia anche alla nostra civiltà. Io mi auguro che ciascuno di voi possa riflettere su questo appello e possa svolgere un ruolo positivo per promuovere in Italia, in Europa, sull'altra sponda del Mediterraneo, un fronte comune degli ebrei e dei cristiani, di Israele, dell'Europa, degli Stati Uniti d'America, dell'Occidente, per arginare l'invasione islamica, per porre fine alla minaccia del terrorismo islamico e poter dialogare e convivere con tutti i musulmani moderati, laici, che soprattutto, ed è questo il discrimine, condividano i diritti fondamentali della persona e scelgano di condividere una civiltà dove non venga mai meno il rispetto, la stima nei confronti della persona, a prescindere da quelle che sono delle sue legittime scelte personali.